Savona News incontra l'assessore Emanuela Zunino del comune di Loano. Oggi siamo qui per parlare di un dato importante sulla raccolta differenziata, un 2017 che si è chiuso oltre il 65% e avete detto nell'incontro di oggi che si sono moltiplicati gli incontri con le categorie commerciali, gli amministratori di condominio, le scuole per la massima informazione. Un bilancio appunto di questa rassegna di incontri con la gente. Sì, eccoci. Sì, adesso, oddio, moltiplicati. Diciamo che sicuramente si sono intensificati gli incontri rispetto al periodo iniziale della messa a regime. Abbiamo, già per quanto riguarda l'anno in corso, abbiamo incontrato di recente i commercianti per l'avvio della stagione estiva e manteniamo sempre rapporti diretti con i rappresentanti dei commercianti piuttosto che dei bagnimarini, ad esempio, con cui stiamo pianificando poi le azioni per l'estate. Abbiamo, rispetto alla cittadinanza, rispetto al turista, abbiamo appena iniziato con gli info point che sono appunto dedicati alla comunicazione con l'utenza di cui si occupa la cooperativa Erika per l'Astirano. E sì, un bilancio. Adesso sull'info point devo ancora poi essere rassicurata dalla cooperativa che se n'è occupata, anche se mi ha detto che comunque c'è stato un grande riscontro. Diciamo che per quanto riguarda i commercianti abbiamo avuto, mi pare, 3 giornate, se non ricordo male, 2 consecutive, poi una forse la settimana successiva. Effettivamente, se devo essere sincera, no, non c'è stata una larghissima partecipazione, però comunque so che quelli che erano presenti hanno poi riportato anche le critiche oppure i consigli oppure le esigenze, ecco, di chi non era presente. Poi mi rendo conto che insomma eravamo già a inizio stagione, comunque commercianti, quindi esigenze di negozi da aprire, da chiudere, eccetera. Quindi, avrebbero potuto essere più numerosi, però diciamo che quelli che erano presenti hanno sicuramente riportato le esigenze, così come dicevo prima fa anche la rappresentante che era Leali, la Daniela Leali, che ringrazio, comunque con cui abbiamo questo contatto diretto. Quindi diciamo che adesso in previsione, se non ricordo male, abbiamo poi l'incontro per il compostaggio e con gli amministratori, se riusciamo, ancora prima della stagione. E poi, ora a memoria non ricordo, però andiamo per categorie di solito specifiche, quindi se non ricordo male mancano poi le agenzie immobiliari e quant'altro. Comunque, andiamo avanti con gli incontri per cercare di diffondere sempre il più possibile, naturalmente, quelli che sono i servizi. Avete anche molto posto l'accento sul turismo, avete parlato sia di possibilità di ricorrere a chiavette specifiche per chi viene in vacanza, sia anche di potenziamento delle attrezzature, diciamo, per il decoro urbano sul territorio, dagli ecocompattatori a cestini mirati per la plastica, le deiezioni canine. Molto lavoro quindi appunto sul fronte della differenziata nel periodo estivo soprattutto. Sì, ci siamo appunto preparati. Ecco, ha detto bene, ha fatto bene a ricordare sicuramente l'utilizzo della chiavetta per conferire che possono trovare presso l'ecosportello di Via Verdi i turisti, soprattutto il turista che effettivamente viene giù solo per i weekend, che quindi non ha la possibilità di conferire magari proprio nei giorni, negli orari previsti, perché appunto arriva e poi lascia magari il giorno dopo, 2 giorni dopo l'abitazione. Questo naturalmente è un discorso un po' più complesso, ma è un discorso che riguarda il turista, diciamo così, o comunque il proprietario di seconda casa che non ha la possibilità di conferire già nei bidoni ovviamente condominiali, perché altrimenti il problema non si porrebbe neanche. Quindi in tutti gli altri casi c'è la possibilità di ritirare questa chiavetta dietro una cauzione di una decina di 10 euro, mi pare. C'è la possibilità di ritirare questa chiavetta per poter appunto conferire nel momento in cui si lascia l'appartamento e liberarsi, diciamo così, del rifiuto del fine settimana e di quello che è. Naturalmente sempre però vale sempre il discorso del punto eco, che invece è aperto anche di domenica per l'estate, quindi è comunque una valvola di sfogo anche per il turista, che non saprebbe magari diversamente poi dove andare a conferire.
E per quanto riguarda, appunto, come diceva lei, prepararsi anche con l'implementazione dei contenitori sul territorio, questo lo abbiamo fatto, diciamo, anche in maniera anticipata rispetto all'inizio dell'estate, con gli ecocompattatori che ora è già da diversi mesi sono presenti sul territorio, ma anche appunto con l'implementazione di servizi di contenitori specifici come quelli per la plastica, per le deiezioni canine. E concludiamo con un occhio al futuro. Avete detto che ci sono ancora margini di crescita, che i dati del 2018 sono confortanti e, se ricordo giusto, avete annunciato che correte anche come comune riciclone. Sì, allora corriamo come comune riciclone perché finalmente abbiamo raggiunto le percentuali che ci permettono di farlo. Siamo stati invitati, abbiamo naturalmente aderito, e così come siamo anche già stati invitati nell'anno passato per premi simili, diciamo quello dei comuni riciclonici, seppur senza raggiungere in passato appunto il 65%, ma solo per il fatto di aver comunque approcciato un servizio nuovo con determinate caratteristiche che ci ha permesso appunto di essere tra l'altro notati anche in altri ambiti. Per quanto riguarda i comuni riciclonici, invece sì, finalmente comunque riusciamo poi anche noi a partecipare, abbiamo aderito. E sicuramente immagino che quantomeno, visto le percentuali, risulteremo tra quelli magari papabili sicuramente. E quali appunto confortanti, sì, questo confermo perché con l'inizio siamo andati molto bene all'inizio dell'anno, e specialmente in questi ultimi mesi febbraio, marzo, aprile soprattutto, quindi senza parlare di numeri che a me ancora non piace finché non ci sono poi le attestazioni della regione, però sicuramente abbiamo già ampiamente superato, ovviamente mese per mese, le percentuali di cui abbiamo parlato adesso, questo sì. Poi vedremo naturalmente la media, però speriamo bene questo, senz'altro.